Benvenuti all'evento locale di Monte Falcone, che però si tiene nell'ambito del mese della capra, organizzata come è noto da Slow Food, da Slow Food. Termoli, Penne, Valvibrar e Giulianova, è patrocinato ovviamente dai comuni nei quali si tiene. E l'evento di oggi si ripartisce in due momenti, uno di riflessione, che è questo al quale stiamo dando inizio, la tavola rotonda, e poi un altro, diciamo, più gastronomico, in cui dopo averne parlato, sì, iniziamo con questo e poi ci sarà quello gastronomico, dopo averne parlato della capra, assaggeremo. E io vedo dal programma che sarebbe previsto adesso il saluto delle, è previsto il saluto delle autorità. Il sindaco di Montefalcone ci ha chiamato dicendo che sta arrivando, quindi io direi di dare subito la parola per il saluto, diciamo, come autorità, come organizzazione, alla dottoressa Loredana Pietroniro, che è la coordinatrice regionale di Slow Food Molise. Io sono Loredana Pietroniro, la coordinatrice del Molise, noi come coordinamento Slow Food siamo Abruzzo Molise e guidato, diciamo, il coordinamento da 5 componenti, io sono una di 5, essendo l'unica molisana, ho il coordinamento del Molise. E vabbè, per stasera io spero che tutti noi possiamo fare tesoro dei contenuti dei lavori presentati dai relatori per dare un'opportunità ai nostri territori. Si parla tanto di dare delle opportunità alle aree interne, noi abbiamo tante risorse, dobbiamo solo cercare di capire quali sono le vere opportunità che possiamo avere, opportunità sostenibili, poco impattanti, e speriamo che veramente ci sia un domani prossimo, non troppo lontano, che possiamo attuare tutto quanto ci viene detto stasera. E quando arriva il sindaco D'Angelo gli daremo la parola e io direi di iniziare subito con la prima relazione del professor Francesco Gariffa, la capra nella storia. Professore, dove sta? Eccolo qua. Io sono un professore in pensione e da 9 anni, quando ancora si poteva andare in pensione a un'età sostenibile. E nei primi anni mi sono dedicato a degli studi di carattere storico, di ricerca, occupandomi soprattutto delle risorse idriche. E 5 anni fa i miei paesani mi invitarono a compiere una ricerca sulle origini di un piatto. Io sono di Nareto, in provincia di Teramo, che si chiama capra arancinese. Il nome identifica bene la caratteristica del piatto e la sua localizzazione. Ho cominciato a studiare questo piatto e poi ho cominciato a studiare l'animale. E la curiosità che man mano che andava avanti diventava sempre più curioso di conoscere meglio l'animale, di conoscere meglio i prodotti che si potevano ricavare in questo animale. Dopo un anno e mezzo di ricerca ho uscito con un libro che conta 208 pagine, per dirvi che a un certo punto di questo animale veramente ci si innamora. Prima sentivo il professore dicendo: come si fa a non amare questo animale? E io cercherò di trattare alcuni aspetti della storia e dei prodotti di questo animale, perché ci vorrebbe un pomeriggio intero per poter illustrare tutta la ricerca, insomma. E voglio dire soltanto che è una ricerca compiuta fondamentalmente su documenti d'archivio, quindi potete ben immaginare quanto tempo abbia richiesto per compiere questo lavoro. E se qualcuno mi fa andare avanti il video intanto, vi ringrazio. E la prima immagine che voi vedrete è questa, intanto ve la faccio vedere. Ed è un'immagine proprio molto molto affascinante, perché si vedono due capre che percorrono uno strettissimo sentiero su una roccia a strapiombo. E voi tutti avete in mente cosa pensa Sgarbi delle capre quando le paragona le persone che sono ignoranti, che capra, ho sentito ogni tanto dire in televisione quando vuole offendere qualcuno.
io penso che in questo caso a essere offesa sia la capra, perché questo animale che per secoli si è portato dietro la nomea di un animale rispettoso, caprone, capra, caprone per dire una persona non vuole capire bene una cosa che gli scende in testa, in effetti poi quando si vanno a tirare le somme è un animale che tutto sommato insegna molto agli uomini. Ed è un animale che è dotato di un enorme equilibrio e senso di orientamento anche in situazioni estremamente difficili. Fatta questa premessa doverosa per ridare alla capra la sua giusta dimensione, passerei all'aspetto storico. La capra è stata forse il primo degli animali ad essere domesticato dall'uomo, e c'è una ragione molto semplice, perché era la capra che gli forniva l'alimento fondamentale per la sua sopravvivenza quando la madre e il bambino non aveva il latte per poter allattare il figlio. E su questo argomento poi torneremo, però ecco, questo era uno degli elementi fondamentali, oltre alla carne che offriva. C'è un passo dell'Odissea in cui si narra di Ulisse che si approssima all'isola dove stava Polifemo e sbarca all'isola di fronte, e la ciurma aveva fame, sbarcano e riescono a catturare un numero in poco tempo, in poche ore, un numero impressionante di capre che poi si dividono per nari. E non era soltanto un animale che popolava le isole dell'Egeo, ma era un animale che popolava tutto il Mediterraneo, giungendo dall'Oriente. La prima testimonianza scritta che riguarda le capre risale, ecco, vedete la slide, al XIV-XIII secolo a.C. e si tratta di due logogrammi della scrittura lineare B che era in vigore a Creta proprio in questi secoli. E il primo logogramma ritrae il caprone, il secondo invece la capra femmina. E poi sono i due logogrammi che fanno la cornice, la copertina di questo libro, composto dall'architetto Moroni in maniera molto sapiente. E la capra nella storia poi ha avuto diverse vicissitudini ed è stato animale presente in tutte le situazioni al bacino del Mediterraneo, ma anche nelle zone più impervie del nostro pianeta, dal nord fino al deserto del Sahara, al deserto arabico, scusate, non è il deserto del Sahara, questo è il deserto arabico. E questa immagine mi è stata regalata da un mio compaesano che era in una gita, proprio un viaggio sopra la camionetta, e sapeva di questo studio sulle capre e ha preso l'immagine al volo dalla camionetta, facendo rallentare proprio il conducente, non si poteva fermare altrimenti la sabbia non sarebbe ripartita, l'ha preso al volo perché mi ha fatto un grandissimo dono, un grandissimo omaggio. È un'immagine molto significativa perché ci dice che le capre in effetti possono vivere in qualsiasi condizione ambientale, persino nel deserto, insomma, dove poi ho scoperto che lo cucina in una maniera molto particolare, che purtroppo oggi non è il caso di illustrare perché andremo molto per le lunghe. Andiamo avanti. Vi dicevo, la capra ha avuto una grande diffusione, però è stata anche la sua allevamento è stato limitato dagli uomini e soprattutto dai governanti attraverso una serie di leggi che dall'epoca rinascimentale medievale in poi hanno limitato la sua divulgazione. Perché? La capra è un animale, tra virgolette, rispettoso per l'uomo, in quanto è un animale che quando mangia guarda in alto. La pecora bruca in basso, la capra tende a mangiare in alto. E quindi si mangia tutte le gemme che poi dovevano fruttificare, e qui procurando dei danni all'agricoltura. Questa sua caratteristica ha fatto sì che nel corso dei secoli, esaminando gli statuti medievali, per esempio nei vari comuni, ci sono degli articoli proprio che vietano in determinati periodi dell'anno il pasto delle capre nei campi. Grazie professore. Adesso diamo la parola alla dottoressa Federica Castellani, che ci dirà la sua guarigione. Non l'ho annotato, però ci parlerà dell'allevamento delle capre in Abruzzo, giusto?
Allora, buonasera a tutti, mi presento, sono Federica Castellani e sostituisco il professor Martino, sono dottoranda del primo anno della facoltà di Bioscienze di Teramo. Allora, oggi vi parlerò molto velocemente delle principali caratteristiche della capra e dell'allevamento caprino. E, prima di passare a questo aspetto farò una carrellata veloce delle principali razze allevate italiane ed estere, anche perché poi il dottor Pici ci parlerà delle razze allevate in Molise, quindi sarò molto rapida su questo. Allora, partiamo dalla distribuzione dell'allevamento caprino in Italia. La maggiore concentrazione di allevamenti caprini in Italia li troviamo principalmente al sud e nelle isole, mentre con una concentrazione del... Vado avanti, sì. Con una concentrazione del 43% al sud e del 34% nelle isole, mentre vediamo che al nord e al centro la concentrazione di allevamenti è molto più bassa. Le razze caprine italiane più, diciamo, utilizzate negli allevamenti sono la sarda, che è una razza autoctona della regione Sardegna e che è stata incrociata nel tempo con altre razze, tra cui la maltese, che la riporto qua, che ha delle origini derivanti dal versante medio orientale del bacino del Mediterraneo, e una razza come la sarda da latte, allevata e selezionata in Italia e sviluppata soprattutto nelle regioni meridionali. Questa è la capra teramana, perché poi ci sono delle razze autoctone che riprendono il nome delle città di origine. Quindi abbiamo la capra teramana, che è una razza, anche questa autoctona, sviluppata e originaria della provincia di Teramo, e che presenta delle caratteristiche eterogenee, perché appunto derivanti da incroci tra diverse capre, tra cui la razza garganica. Altra foto della capra teramana. Altra capra originaria che prende il nome dalla provincia di origine, che è appunto la capra dell'Aquila, che anche questa, proprio perché è una razza autoctona e derivante da una serie di incroci con altre razze, ha caratteristiche estremamente eterogenee e viene allevata soprattutto nelle zone montane. Capra alpina. E le razze estere. Tra le razze estere ci sono la camosciata delle Alpi, la murziana originaria della Spagna, la Sanen, che è una razza da latte che è stata selezionata appunto per la produzione di latte, e vabbè, la Kashmir, che è appunto utilizzata per la produzione di Kashmir, che è una fibra diciamo molto, molto fine, che appunto, a differenza della lana derivante dalle pecore merinos, presenta una finezza molto, cioè ha una finezza, è molto più fine rispetto alla lana derivante dalle pecore merinos, e per questo molto più pregiata. Altra immagine. I tipi di allevamento delle capre. Allora, esistono, diciamo, in generale quattro tipi di allevamento caprino. Abbiamo l'allevamento estensivo, che è una tipologia di allevamento molto diffusa nelle aree montane e prevede che le capre vengono mandate al pascolo e vengono ricoverate esclusivamente durante il periodo di parti e durante l'allattamento dei capretti. Questa tipologia di allevamento viene utilizzata principalmente per
con le razze da carne, quindi esclusivamente per la vendita della carne. C'è l'intervento per parlare di capre nel Molise del dottor Giuseppe Guici. Io sono orgogliosissimo anche per un motivo di ordine campanilistico, perché sono stato uno di quelli che si è interessato da subito di questa popolazione caprina e comunque di questo animale, rispondendo anche all'amico Grilli che mi ha detto prima: le capre ti piacciono particolarmente? Ma sì, in effetti la capra è uno degli animali che mi piace, ma soprattutto perché ho trovato l'interesse professionale e anche l'interesse dato da quel senso di patriottismo, perché in effetti è un tipo, no? di tipica delle nostre aree molisane, soprattutto quelle dell'entroterra, quindi noi che stiamo al confine tra Abruzzo e Molise, in zone di alta collina, in effetti non abbiamo mai avuto una zootecnia di quelle importanti dal punto di vista dell'allevamento bovino, proprio per motivazioni legate al territorio, quindi non c'è stata la possibilità di sviluppare altro tipo di zootecnia. È antichissimo quanto il mondo. Io iniziavo con la prima slag, questa mia breve carrellata di notizie, perché non ho presunzione di fare una relazione, la breve carrellata di notizie, dicevo, con un'immagine, guarda caso, di un pittore che si chiama Vincenzo Caprile, un pittore napoletano, nato a Napoli, della scuola napoletana. Beh, insomma, chi è appassionato di pittura vede anche il tratto, in effetti, di questo naturalismo che la pittura napoletana fa. Ma perché vi volevo parlare di Vincenzo Caprile? Giusto un secondo. Perché Vincenzo Caprile, tutto sommato, è morto nel 1936, se non vado errato. Quindi nel 1936 ha avuto modo, quindi agli inizi del Novecento, nella sua fulgita, ha avuto modo di interpretare, che era un pittore che amava la natura, ha avuto modo di interpretare, no? E di dipingere non qualcosa di ideale, ma un qualcosa che in effetti c'era tutti i giorni sotto la sua attenzione, cioè questo modello di capra. E guarda caso, questo modello di capra è la capra che si è allevata nel centro-sud, cioè questa è il modello ancestrale, la capra ancestrale, cioè quella senza nessuna contaminazione con l'incontro di altre razze. Detto questo, la mia relazione tratterà delle capre del Molise, però è un titolo me azzardato, anche forzato. In effetti le capre del Molise, insomma, non abbiamo una capacità descrittiva o comunque un quantitativo di materiale esaustivo per farcele inquadrare in razze. Io parlerei di sottorazze, parlerei di popolazioni, forse è più corretto. Queste sono delle popolazioni ancestrali che poi nel tempo, come vedremo nel corso delle slide, hanno avuto miglioramenti o peggioramenti, boh, non lo so. In effetti non si è fatto molto ancora su questa specie e ce n'è bisogno per poterci poi comprendere, quando parliamo di razza o di popolazione, se quello che è stato fatto è corretto o non è corretto. Bene. Volendo forzatamente parlare delle capre del Molise, se qualcuno va a ricercare sui motori di ricerca più utilizzati oggi, trova la capra del Molise è cosiddetta grigia molisana. Io in effetti di questa grigia molisana, così di queste immagini, sono riuscito a trovare due immagini, ma totalmente differenti tra di loro. Quindi questo già ci dà un'idea di come si è azzardato questo concetto di capra grigia molisana. Sono totalmente differenti morfologicamente, strutturalmente, forse anche dal punto di vista della produzione, ma se qualcuno c'ha l'occhio affinato, tipo l'amico Pasciullo, il caro amico Giannino Desiato e tanti altri con i quali ho lavorato per tanti anni su questa cosa, in effetti in queste capre si vedono tratti somatici molto molto contrastanti. Comunque ce la presentano negli annuali, ce la presentano sulle pagine delle razze caprine mondiali come la capra grigia molisana. Prendiamocela così, andiamo avanti, gentilmente, sì. Dispiace. Oh, altra cosa, la capra di Campobasso io non l'ho mai vista. Questa immagine così dice che questa capra è stata identificata, assimilata e assegnata a Campobasso, però nessuno ha detto le caratteristiche. Da quello che vedo, lo stesso
ci sono dei riverberi di sangue di ogni direzione. E poco chiaro, quindi non abbiamo, in effetti, io non vi posso raccontare della capra di Campobasso perché nessuno ne sa nulla, tranne qualche vaga notizia. Poi alla fine diceva il professore, in effetti le capre no, ne sono tante, ma gira e rivolta la questione, tendenzialmente hanno dei comportamenti simili, hanno delle produttività più o meno simili, hanno diciamo anche la capacità di comportarsi negli ambienti a contatto come in maniera simile, quindi dire che questa è la capra di Campobasso lo diciamo pure noi. Andiamo avanti, per favore. Invece quest'altra qui, la capra Valfortolina, rappresenta una realtà molto molto concreta. E tu, Matteo, questo con il dottor Coccaro, è un amico che tu sai che sei vissuto più vicino al Fortore, quella valle lì. È una capra che in effetti nel Fortore c'era, c'è e continua ad esserci. Ne so e lo posso, diciamo, in qualche modo attestare, perché mi sono occupato nel 1983-84, quando ho iniziato la mia attività insieme al dottor Candido Paglione, che molti conoscono, di biodiversità in questa regione. E cominciamo delle ricerche e tra le razze biodiverse alle quali prestammo attenzione ci furono appunto la capra Valfortolina, la podolica, che non c'entra niente con le capre perché è una razza bovina, e la pecora Pennina e Pagliarola. Ma queste capre io le ho viste, ci sono e sono anche descritte in uno standard molto molto vago, ma comunque che poi riconducono a quella capra ancestrale che abbiamo visto con la prima slide del pittore Caprile Vincenzo. Bene, la capra di Montefalcone, io sono convinto che è l'unica che possa mandarsi, ma non lo sto facendo, non lo sto dicendo perché è qualcosa che abbiamo messo su io e gli altri amici che sono in questa sala, ma semplicemente perché in effetti è stata una capra oggetto di studio, di misurazione, quindi raccolta di dati biometrici produttivi. Abbiamo fatto molto lavoro e possiamo dire che in qualche modo riusciamo a descriverla e riusciremo pure a selezionarla, se vogliamo. È una realtà che poi l'abbiano assimilata come grigia molisana o in altri termini sinonimo capra di Montefalcone, perché Montefalcone sarebbe il posto dove viene più allevata tra i comuni della regione Molise, ma se lo vogliamo dire, diciamola, per me può anche passare, però non è così, è una razza ben distinta, poi lo vedremo nelle slide successive, con delle caratteristiche molto molto ben separate dalle altre. E che dire, la capra di Montefalcone, quindi questo nucleo, in effetti viene allevato non solo principalmente nel comune di Montefalcone, ma anche nei comuni limitrofi, li posso citare, Acquaviva, San Felice, Montemitro, Civita Combanarano, pochissimo, ma anche nel vicino Abruzzo, perché noi stiamo, molti i locali lo sanno, ma stiamo proprio veramente a pochissimi metri a linea d'aria dall'Abruzzo, quindi anche comuni come Eccellenza, Tufillo, eccetera, hanno avuto l'influsso e quindi hanno avuto un bacino di allevamento per questo animale. Bravo, bravo, dottor Quici. Li ringrazio per essere qui. E se oggi siamo qui e possiamo parlare di capra, io credo che il merito vada a due persone, al dottor Quici e a Giannini. Queste due persone che con caparbietà hanno avviato il progetto e con caparbietà hanno coinvolto università, hanno coinvolto gli allevatori, hanno coinvolto tantissimi giovani. Un saluto a Slow Food e un grazie di cuore. Con loro stiamo ragionando e stiamo provando a buttare giù qualcosa. Un saluto al dottor Franco Rossi del gruppo di Biogroup della Domus Area. Con lui abbiamo fatto un incontro qualche sera fa insieme
agli allevatori, perché al di là delle belle chiacchiere, se poi tutto questo non porta reddito e non dà possibilità di vivere, è chiaro che resta tutto sulla carta. E allora con Franco Rossi abbiamo voluto incontrare, perché l'azienda Biogroup e tutto il gruppo Domus Area ha interesse a comprare il colostro di Capra e quindi sta avviando questo ragionamento con gli altri. Che cosa compete a noi e che cosa devono fare altri? Chiaro che noi come comune stiamo provando a creare le condizioni affinché il privato possa fare. Il nostro primo impegno è che col PSR nuovo abbiamo chiesto il finanziamento di un presidio slow food. Che significa questo? Significa che se il presidio nasce, ovviamente si apre questo nuovo scenario e questo nuovo canale. Probabilmente sarà capace il presidio di risolvere l'atavico problema e l'atavico dramma della commercializzazione. E lo faremo perché noi siamo convinti che da questo territorio può nascere davvero questa grande spinta. Allora tu metti insieme il territorio, il prodotto che il territorio esprime, che è la capra, che è l'olio, che è ortaggi, tutto ciò che abbiamo, il presidio che serve per rilanciare appunto dal punto di vista commerciale il tutto, e il territorio con tutte le sue caratteristiche. Per l'olio, che noi abbiamo copiato, noi non abbiamo inventato niente, quindi... le prime olive che si molivano erano quelle verdi, era l'olio per i senatori. Poi si raccoglieva le altre olive, si faceva l'olio per le persone normali, e poi quelle che stavano per terra erano per gli schiavi. Allora noi dobbiamo essere fieri di questo territorio, perché il territorio va proposto agli altri sotto tutti gli aspetti. Significa dalla realtà antropologica, da quello che è il territorio. Cioè, se voi chiaramente quando camminate in queste zone, cioè viaggiate con la mano così di, sembra un po' desolato, ma c'è gente che va trovando queste cose. Però chiaramente dobbiamo offrire un supporto per dare loro la possibilità di venire a fare le vacanze qua. Cioè, se noi non pensiamo, ma se questa è una cosa così, ma io mi vergogno a presentarla, assolutamente. Cioè il 70% delle persone al mondo sognano di fare una vacanza in Italia, ma non perché ci abitiamo noi che siamo i più belli del mondo, perché questa terra è l'espressione di una sommatoria di cose irripetibili nel mondo, perché abbiamo il Mar Mediterraneo che è un mare caldo che quindi crea delle condizioni, il Mar Adriatico, una bagnarola, scusate, è una bagnarola a 370 metri in massima profondità, però c'è da Termoli ad Ancona il pesce più saporito d'Italia, quindi non è che ci mettono in sala, ma è così, perché ci sono delle poste, delle situazioni veramente straordinarie. Ora, questa cosa è importantissima, ma noi se non siamo fieri, cioè se noi pensiamo che solamente Roma, Firenze, Venezia sono, ma quelle sono cose stratosfere, quelle esono da un modo di pensare umano, è qualcosa di straordinario. Giannino Desiato, sindaco di Montefalcone, nel momento in cui si è iniziato questo progetto. Perché l'avete iniziato? L'abbiamo iniziato per volontà del dottor Quicci, che lui era veterinario e serviva a questo comune. Quindi girava per gli allevamenti. All'epoca c'erano le mandrie, cioè diversi anni fa Montefalcone contava 2000 capi di capre. Ogni famiglia aveva due capre che durante il periodo invernale lo tenevano
e in casa lo portavano a pascolare così. Però durante il periodo estivo, quando c'erano da fare i lavori, allora per non impegnare e andare a pascolare le capre, le mettevano insieme, facevano gruppi di 50 capre che erano chiamate mandri, e secondo una legge locale il primo giorno si mettevano insieme le capre, si misurava il numero del latte, e secondo il latte che faceva la capra toccava andare a pascolare per turno. Quindi io che avevo le capre, giustamente, invece di andare a pascolare la mia capra ogni giorno, pascolava un solo giorno al mese, e naturalmente caseificavo il numero di 50 capre, non una capra sola. Quindi con questa usanza lui, girando queste mandrie, ha capito che l'importanza della capra di Montefalcone, del prodotto di cose, e ha iniziato a fare questo lavoro, insomma. Poi insieme all'Università del Molise, che ha fatto all'APA, l'Associazione Allevatori, che veniva qui, prelevava il latte e naturalmente lo analizzava e li misurava, hanno fatto degli studi. È risultato il latte ipoallergico, e quindi a un certo momento buono per la cosa, ed è proseguito. Purtroppo non c'è stata la volontà da parte degli allevatori di poter mettere insieme la lavorazione del latte e naturalmente creare un piccolo caseificio, perché oggi sì, esiste il caprino di Montefalcone come sulla carta, però c'è il caprino di Pasquale, di Francesco, di Giuseppe, che è uno diverso dall'altro, quindi non è il caprino di Montefalcone, è una lavorazione naturalmente che ognuno fa in maniera diversa.